Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gianmarco. Oggi siamo qui dopo tantissimo tempo su Company of Heroes 2. E per chi non lo conoscesse o per chi non abbia visto i miei video precedenti su questo gioco, il gioco è un gioco di strategia in tempo reale, dove appunto dovremo gestire delle partite o contro il computer o contro altri giocatori online per avere la vittoria. Questo video volevo mostrarvi una 3v3 dove utilizziamo i tedeschi, che però poi diventa una 3v2 perché il nostro alleato quitta dalla partita per problemi del PC. Quindi non lo so, andiamo al replay. Questa partita era giocata con il mio amico Guardian del clan e è stata giocata sulla mappa Steppe, una mappa che dal punto di vista dei tedeschi è molto semplificata. È molto semplificata perché non presenta neve, ma solamente un clima autunnale, quindi non si hanno problemi con tempeste, eccetera. E i tedeschi in questo ambito sono, diciamo, i migliori. Ecco, qui inizio subito a costruire la mia prima compagnia di fanteria, così da poter iniziare a produrre le prime unità di granatieri e di fucilieri, insomma, e anche di mitragliatrici. Come prima cosa io mi porto sul lato nord, mentre Guardian si occupa del lato sud di questa isola, che è molto difendibile se presa appunto da lui subito. Invece il nostro alleato centrale inizialmente si sposta sul centro per avere questo obiettivo di carburante, che ci può aiutare nella produzione di carburante, appunto, e quindi nella creazione di mezzi corazzati, poiché i tedeschi appunto fanno ricorso sempre al carburante e hanno bisogno di molto più carburante rispetto ai russi per produrre carri armati. Inoltre i tedeschi sono diciamo castrati dal fatto che devono per costruire nuove strutture aumentare le fasi di battaglia. Per aumentare le fasi di battaglia, come vedete, c'è bisogno di 200 manodopera, ma quella non è un problema, però c'è bisogno di 25 carburante. Quindi aumentare ogni volta e spendere prima 25, poi 35, poi 50 carburante è un dispendio molto grande, mentre i russi non ne hanno bisogno. Ecco, qui subito il mio amico Guardian inizia nell'utilizzare i mortai, che sono delle truppe a cui noi, con la nostra strategia, facciamo molto affidamento. Dopo potrete vedere la nostra strategia in azione, anche se non è una strategia chissà come. È una strategia molto semplice che però utilizza delle unità combinate, tra cui genieri con lanciafiamme, truppe con mitragliatrici come questa, squadra HMG MG42 e mortai. Ecco, inizio subito a prendere l'obiettivo al nemico perché per chi non sa come funziona questa modalità ci sono tre obiettivi nella mappa con la stella e la squadra che si aggiudica più obiettivi inizia a far perdere punti alla squadra nemica. E alla fine dei punti, quello che è, alla fine della partita, chi arriverà a 0 punti avrà perso, mentre chi resterà appunto con qualche punto avrà vinto. Ecco, qui subito inizia a prendere l'obiettivo e il nemico sbaglia perché aveva la zona molto vicina a sé, quindi poteva molto più velocemente conquistare questa zona, però la lascia al mio amico Guardian. Qui arriva, c'è il primo scontro a fuoco. Da me intanto conquisto questa zona, che però è isolata dal resto del mio territorio, quindi non le risorse non arrivano alla base. Perciò conquisto questo territorio in mezzo, che permette appunto di collegare questi tre territori alla mia base. Qui provano a prenderci il carburante, cosa che non va fatta perché se i tedeschi perdono tutti gli obiettivi del carburante se ne possono anche andare a quel paese perché sono inutili. Qui mi attacca le munizioni, per non farlo avanzare gli mando subito gli artieri. Ecco, qui conquistiamo questo obiettivo e scacciamo via i nemici. Intanto vi mostro la mia dottrina non mi ricordo il nome, però si sblocca a livello 45, è l'unica che si sblocca a livello 45.
E dà come prima specialità, ufficiale superiore di artiglieria. L'ufficiale superiore di artiglieria dà appunto un ufficiale sul campo che può gestire le operazioni d'artiglieria, può concentrare il fuoco e può lanciare dei fumogeni. Poi abbiamo camion da trasporto, un furgone che schierato su un obiettivo può essere smontato e aumenta la produzione della regione in cui si trova. Poi un caccia attacca a volo radente, un caccia che praticamente smitraglia tutta la zona dove si trovano i nemici designata da noi. Poi Tiger, questo qui è uno dei carri più forti del gioco, ma non il più forte perché c'è il Tiger Ace, che è un carro armato ancora più forte e può essere schierato, però vedete serve molto carburante e molta manodopera. Poi bomba frammentazione, praticamente voi mettete un punto, cioè scegliete un punto e vengono sganciate delle bombe da degli aerei a frammentazione che annientano il nemico. Ecco, qui ci attaccano, attaccano a Guardian. Qui mostriamo la nostra strategia. Due mortai sulle retrovie che sparano incessantemente su le unità nemiche, anche che se anche non li prendono, rallentano la loro velocità nello sparare e nel fare e, ne, e nello sparare e nell'abbassarsi. Poiché quando appare questo simbolo del punto esclamativo, significa che le truppe sono sotto fuoco di soppressione e non possono appunto sparare più di tanto. Sono anche condizionate, perciò moriranno più velocemente. Ecco, qui prende questo obiettivo. Intanto il nemico in produzione di unità era molto molto ma molto più basso di noi, perché noi avevamo più di metà mappa, loro avevano 4 obiettivi in 3, noi eravamo in 2 e avevamo mezza mappa, quindi avevamo una produzione molto maggiore rispetto a loro e ci potevamo permettere molte più spese militari. Ecco qui il generale, l'ufficiale superiore d'artiglieria, che arriva e qui ci attaccano anche da sopra, quindi qui Guardian è costretto a una ritirata. Però eliminando questi nemici riusciamo poi a ricontrollare la situazione con i nostri mortai. Ecco qui creo la divisione corazzata di supporto per creare i primi carri armati e poter appunto contrastare il nemico. Ecco, ci vuole 320 di manodopera, adesso arriva a 320. Ecco qui, adesso inizierò a produrre un carro tra poco. Qui tiro i fumogeni, il nemico è costretto a una ritirata e noi avanziamo, facciamo una piccola controffensiva. Mentre il nemico si ritira verso questo obiettivo. Infatti lo inizia a catturare. Intanto a nord da me la situazione era molto tranquilla perché avevo creato una postazione per mitragliatrice, filo spinato e adesso è una mitragliatrice MG42. Però tra poco creerò un'altra postazione qui e altro filo spinato qua, quindi proprio per fermare l'avanzata nemica su questa zona. Intanto al centro avevo preso l'obiettivo del carburante, gli mandiamo subito due unità di qua e vengono spedite altre due unità da questa parte, così da accerchiare il nemico. Qui invece arrivano altri mortai per aiutare Guardian a resistere, ma tanto l'isola era ben difesa, quindi qui avanza con un'unità per cercare di scacciare queste truppe, anche se stava per riuscirci, ma poi indietreggia perché non gli conveniva proprio attaccare quella postazione. Qui riprendiamo il carburante e scopriamo che in questa posizione, su questa altura, si trovano molte ma molte truppe nemiche, anche qui dietro. Che però il nemico non muove, non si sa perché, non muove. Qui tanti tre mortai attendono. Lui qui inizia a fare delle piccole fortificazioni per non permettere l'avanzata al nemico. Ecco, qui sopra creo la postazione per mitragliatrici. E adesso inizierò a fare anche l'ultimo filo spinato, che avrà questo, diciamo, questa angolazione, quindi permettendo di fare una specie di cuneo.
Ecco, qui ci attacca su due lati, siamo costretti a indietreggiare. Io invece qui rimango col mio generale. E intanto mi produco un bel carro armato che sarà molto utile per tra poco, insomma. Ecco qui. Carro medio Panzer 4, che è un carro molto potente e resiste tranquillamente a due carri russi di medio taglio, media taglia diciamo. Qui piazzo una mitragliatrice e qui ho preparato l'oltrefilo spinato, quindi mi sono fortificato per bene. Intanto Guardian ritira queste... ah no, non è Guardian, è... sarebbe il computer a facile, calcolate. Quindi stavamo messi proprio male. E si ritirano queste truppe. Arrivano alla base. Ecco qui. Qui attacca con 2/3 truppe. E io... anzi, sì, 3 truppe. E io decido di utilizzare i lanciafiamme, perché i lanciafiamme fanno... sono ottimi, fanno dei danni assurdi. Ecco qui. E riescono a respingere l'attacco nemico. Ecco qui posso fare il furgone. Infatti tra poco recluterò un furgone. Però mi uccidono la mia unità. Ora tra poco mi faranno saltare questo soldato con lanciafiamme, quindi lo perderò per nulla praticamente. Però grazie alla mitragliatrice e al lanciafiamme di Guardian, ecco qui avanzano con altre 3 unità. Non sappiamo come bloccarli. Parato un po' di truppe qui sotto, insomma, me la sbrigo. Ecco qui mando un furgone sull'obiettivo del carburante perché almeno miglioro la produzione. E Guardian, reclutando il Panther, manda il suo carro medio Panther. E io tra poco manderò il mio... l'altro mio grande carro armato che fa danni. Ecco. Allora. Qui sì. Qui rimane accerchiato, gli lancio granate con tutti i tipi di unità, almeno lo annienta una volta per tutte. Le truppe qui sono costrette a ritirata. Dopo l'arrivo anche del carro armato, insomma, la situazione era a nostro vantaggio. Ecco qua, riprendiamo l'obiettivo e i carri armati si schierano. Qui intanto lui manda un carro lanciafiamme e io inizio a schierare altri furgoni per la produzione aumentata. Ecco, quando una regione diventa di questo colore giallino, significa che un furgone ha smontato la sua... cioè, insomma, ha smontato... ecco, adesso ha finito. Ha smontato tutta la sua attrezzatura sulla regione e sta aumentando la produzione. Tanto qui, diciamo, schieriamo un po' di truppe tutte belle raggruppate per fare un attacco concentrato per arrivare lì alla base, anche se poi alla fine non servirà più di tanto. Qui Artorius Rex e Guardian attaccano il centro. Intanto Guardian, attaccando anche il centro, trattiene la situazione a sud con 4 mortai e dei ingegneri. Iniziamo a eliminare le ultime postazioni nemiche per diminuire ancora di più la loro produzione. E iniziamo a buttare giù anche i loro carri. Il nemico non riesce più a riprendersi perché, poiché la nostra produzione è molto maggiore, riusciamo a produrre molte più truppe delle loro, quindi è impossibile riprendersi. Qui annientiamo il carro nemico, ecco qua. E eliminiamo gli ultimi soldati nemici. C'è da dire che alla fine
rimango un po' male quando vengo a sapere che i nemici avevano un esercito molto enorme qui in questa posizione e stavano per avanzare per cercare di riconquistare la zona, ma noi l'abbiamo preceduti, diciamo. Quindi abbiamo avuto anche un po' di fortuna finale. Qui avanziamo e finiamo di sistemare le truppe nemiche. Poi stavo per fare un mitragliamento aereo su questa zona, però ecco qui infatti tiro i razzi. Solamente che alla fine finisce la partita prima e quindi purtroppo niente, non sono riuscito a smitragliargli tutte le ultime truppe rimanenti, però la partita è stata vinta, un 2v3 e niente. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi e a lasciare un commento di come vi è sembrata la partita. E niente, ci vediamo al prossimo, a un prossimo video, bella a tutti.